il tempo, ma soprattutto l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico e le continue vibrazioni sono causa di erosione, sfaldature e fessurazioni della struttura, di per sé già così ardita. La pressione più grande è ora rivolta ad una parte di primaria importanza, l'aguglia centrale. Siamo sul transetto meridionale del Duomo, siamo a 40 metri circa da terra. Quest'area è stata adibita a cantiere base, campo base per il cantiere di restauro dell'aguglia maggiore. Per dare solidità e sicurezza all'aguglia che sovrasta l'altare maggiore e che sostiene protesa verso il cielo a 108 metri d'altezza la Madonnina, si deve installare un vero e proprio cantiere a 50 metri da terra, ossia alla base dell'aguglia. L'aguglia è costituita da una canna cilindrica, praticamente cilindrica interna, con 8 pilastrini al suo intorno, collegati alla canna interna dalla scala elicoidale che gli fa da irrigidimento. I problemi che nascono in questo sistema sono quelli dovuti alla sofferenza dei materiali metallici che svolgono la funzione di tiranti. Qua sono abbastanza evidenti le catene originarie metalliche di acciaio normale che si sono arrugginite e che hanno prodotto quei danni che abbiamo visto all'interno. Queste, una volta terminato il lavoro, il restauro, il consolidamento in questa parte, nel nucleo dell'aguglia, saranno sostituite per poter collegare perfettamente questo nucleo alle guglie, alle 8 guglie esterne che anch'esse saranno oggetto di restauro. Qualcuno afferma che la cattedrale dedicata dai milanesi alla Madonnina non sia dei milanesi del 1386 o di quelli di ieri o di oggi, ma che un'opera così straordinaria sia dei milanesi di tutti i tempi, legati fra loro nell'impegno di mantenere sempre in tutto il suo splendore quest'opera che arricchisce l'umanità intera.